Niente voi. Un attimo. Buongiorno a tutti, siamo presso la casa comunale, io sono il sindaco del comune di Ficarazzi. Un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono dal canale 8, dal blog Ficarazzi, dalla diretta che stiamo facendo su Facebook e anche diciamo da Statale 113 che è l'altra ulteriore testata giornalistica presente sul territorio. Ci apprestiamo a nominare la giunta municipale a distanza di meno di 7 giorni lavorativi. Il insediamento è stato effettuato martedì della scorsa settimana. Andiamo immediatamente a comporre la squadra di governo che per i prossimi 5 anni amministrerà Ficarazzi. È chiaro che questa velocità risiede nel fatto che la mia compagine consigliare, la mia compagine politica è una squadra assolutamente affiatata che quindi ha immediatamente dato quelle indicazioni politiche necessarie al sindaco per poter fare la sintesi e individuare i propri assessori. Vi dico subito che l'intelaiatura che abbiamo mantenuto, che avevamo nella scorsa amministrazione, verrà per grandi linee mantenuta. Chiaramente abbiamo voluto portare anche linfa nuova, è quella linfa che esce proprio diciamo dalla campagna elettorale. Vi dico pure che abbiamo pensato con tutti i componenti della squadra di governo di volere una giunta assolutamente dinamica che venga modulata sulle esigenze della gente e quindi ritengo che sarà un valore aggiunto quello di poter in corso d'opera anche fare diciamo, dei correttivi, degli aggiustamenti per permettere diciamo, a tutte le componenti politiche, le forze politiche di poter partecipare. Quindi non andremo nuovamente a mutuare una squadra tra virgolette ingessata come quella che ho presentato nella scorsa amministrazione, ma una squadra di governo assolutamente dinamica, pronta a recepire tutti gli input politici che possono essere dettati dalla maggioranza consiliare, che ricordo è composta da 11 elementi, quindi una maggioranza assolutamente significativa, consistente, che ci permetterà di amministrare questa comunità. Il Consiglio Comunale è fissato per giorno 29 di giugno, ma in questo momento andremo, diciamo, a completare la squadra di governo che è composta dal sindaco e dalla prima novità, dal primo ingresso in giunta, dal signor Biagio Saverino, che sarà l'assessore ai servizi sociali. Possiamo farlo firmare, dottoressa? Sì, il giuramento, insomma. Sì, devi curare Biagio. La forma. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Marinella Cruppato, che è stata premiata per l'ottimo lavoro che ha svolto e che manterrà la delega alla pubblica istruzione. Poi, per quanto riguarda le deleghe, le leggerò diciamo, nel documento riepilogativo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Salvatore Ricciardi. Anche Salvatore rappresenta la continuità.
nel grande lavoro che ha svolto per la nostra comunità, manterrà anche lui la delega alla pubblica istruzione e si occuperà anche alla polizia municipale e si occuperà anche dei servizi a rete e anche di ville e giardini. Prego, sottotitoli. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. E per ultimo abbiamo Salvatore Visconti, che così come abbiamo detto in campagna elettorale, e questo è anche un ulteriore tratto distintivo della serietà della mia compagine amministrativa, oltre a essere assessore del Comune di Chicherazzi, avrà anche il compito di rappresentare da vice sindaco la nostra comunità. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Abbiamo anche il prospetto delle deleghe. Ringraziamo la dottoressa Di Roma, segretario del Comune di Chicherazzi, che il giuramento viene prestato in realtà innanzi, diciamo, all'ufficiale di governo, innanzi al sindaco chiaramente, ma anche innanzi, diciamo, alla dottoressa Di Roma. Giorno 29 invito tutta la cittadinanza a prendere parte al Consiglio Comunale, perché se questa è la squadra di governo della nostra comunità, tra l'altro rappresentata anche da due consiglieri comunali che manterranno la loro carica all'interno del Consiglio Comunale, il Consiglio rappresenta l'espressione più alta della volontà del popolo. Ci saranno 16 consiglieri comunali, di cui 11 di maggioranza e poi un gruppo di minoranza formato da 4 persone per avere meritato sul campo questo risultato e la quinta componente è rappresentato dal candidato alla carica di primo cittadino che si è classificato in questo caso secondo, nel caso in cui dovesse, diciamo, optare per il seggio in consiglio comunale i 4 componenti di minoranza verranno integrati anche dalla presenza, diciamo, del candidato alla carica di sindaco che si è, diciamo, classificato secondo. Quindi invito la cittadinanza giorno 29 alle 19:30 a partecipare a questo consiglio, ma invito la cittadinanza a partecipare all'amministrazione della cosa pubblica, perché il sindaco è soltanto una persona, mentre noi dobbiamo essere tutti responsabilizzati e sentirci sindaci nella propria dimensione familiare, professionale, nella propria dimensione di cittadino. Grazie a tutti voi.